Benissimo, allora introduciamo il dottor Perugini. Dottore, la domanda è questa. Ci vuole spiegare il perché fu stabilito, richiesta una nuova perquisizione che fu fatta poi coi mezzi che hanno portato a un verbale relativo a un'attività di più di 10 giorni? Ci vuole spiegare come mai si prese questo tipo di indirizzo nell'indagine e ci vuole spiegare come fu effettuata e cosa fu trovato. La Corte ha a disposizione il filmato che fu messo negli atti del processo immediatamente dopo il ritrovamento di quel proiettile e quindi lei può utilizzare, dopo il racconto, nella fase che lei ritiene opportuna, quel filmato relativo all'attività di quel giorno in cui fu trovato il proiettile. Vorrei che lei spiegasse come mai fu effettuata questa nuova perquisizione. Beh, i motivi sono diversi. Innanzitutto non ero soddisfatto delle precedenti perquisizioni. Ho detto nel corso dell'altra testimonianza che gli strumenti a disposizione non erano rispondenti, secondo me, allo scopo. Nei mesi che seguirono quell'ultima perquisizione, avevo cercato se in giro per l'Italia si potesse rintracciare un qualche apparato, una qualche apparecchiatura che ci consentisse di essere più certi nella ricerca, e l'avevamo trovato. Per quanto riguarda le motivazioni che hanno dato luogo poi alla nostra richiesta di perquisizione, di quella perquisizione, le motivazioni sono diverse. Innanzitutto c'era una serie di movimenti, di attività dell'imputato che non si spiegava, insomma, c'erano delle relazioni fatte dagli agenti che io avevo di volta in volta inviato sul posto, in un punto d'osservazione che avevo individuato precedentemente, che mi riferivano di ricerche nell'orto. Lei è in grado di, ecco, l'ha individuato questo punto che dicevano gli agenti, lei che conosce anche l'orto, perché i testi che hanno visto questa attività, non essendo mai andati nell'orto, no, almeno così ci hanno detto, non sono in grado di identificare il punto. Lei, non so, servendosi di uno schizzo o descrivendolo, sì, lei... Sì, posso anche fare un disegno, forse il disegno è quello che rende meglio l'idea, ma in ogni caso il punto esatto era in prossimità di una catasta di tegole che era addossata alla parete posteriore dell'abitazione di via Sonnino 28. Catasta di tegole che era piuttosto alta, tant'è vero che nel filmato che poi avevamo fatto nel 1990 per futura memoria, per ricordo dei luoghi, rammento perfettamente che dall'interno dell'abitazione di via Sonnino 28, quando filmammo l'esterno attraverso la finestra che affacciava sull'orto, si vedeva la sommità di questa catasta di tegole. La catasta di tegole si trovava quindi addossata a questo muro e praticamente lasciava poco spazio, cioè c'era un piccolo tratto di terra prima di arrivare a uno dei... C'è un sentierino interno all'orto, delimitato da travetti di cemento usati per sostegno delle viti normalmente. Ecco, era in prossimità di questa catasta di tegole. È esattamente quello il punto in cui il Pacciani stava cercando. Comunque, sono state scattate delle fotografie che in ogni caso non ho problemi a fare uno schizzo, se la Corte lo richiede, io posso... Ricordo perfettamente i luoghi. Forse è opportuno far fare al dottor Perugini lo schizzo perché possa la Corte capire esattamente. Lei è in grado di farlo? Beh, molto rozzamente, sì. Ma è talmente semplice perché sono 4 righe, insomma, credo. Vabbè, glielo facciamo fare e poi ce lo mostra. Non lo fa ora su due. Bene, ce lo comunque, in ogni caso, ecco, facciamo... tanto per dare a voi un'immagine il più possibile aderente a quello che era lo stato dei luoghi. Dal corridoio attraverso il quale si accede all'orto e quindi alla casa del civico 30,
corridoio che costeggia l'abitazione di via Sonnino 28, c'è un vialetto di fronte che è per l'appunto quello che va alla casa del Civico 30, un vialetto non molto lungo, piuttosto breve. Con la terra? No, questo è cementato. Bene. Sulla destra, immediatamente sulla destra, inizia l'orto. E orto che è recintato e che ha, nella parte che costeggia i muri dell'abitazione del Civico 30 e le sue pertinenze, quindi magazzino e legnaia, ha un vialettino che corre tutto intorno e che era separato da una rete metallica. Sull'angolo che affaccia sul vialetto e in prossimità dell'ingresso dell'abitazione del Civico 30 c'era l'ingresso all'orto. Questo delimitato, ecco, un ingresso all'orto che era delimitato da questi travetti di cemento e che arrivava fino in fondo. Ora, ricordo perfettamente lo stato dei luoghi, ricordo che il punto in cui, dopo aver visto le fotografie, insomma, individuai che il teste si chinava, insomma, stava il pacciano, chinato, posso dire che io non ho notato, non ho visto l'attività di osservazione, quella non la riprendemmo con la telecamera, ma fu fotografato, individuammo il luogo. Sì, perfettamente il punto, insomma, ecco. È in questo vialetto. È questo vialetto. Senta, cioè in prossimità fra il confine di destra entrando nell'orto e la catasta di Tecone. Lei ricorda se in quel periodo o al momento della scarcerazione del Pacciani lei era stato in quella casa? In quei giorni, in quel periodo è stato in quella casa? Sì, certo. Lei ha visto se c'era in quel punto o lì nei pressi una cascia di un paio di metri che impediva il passaggio? Non mi risulta proprio e non mi risulta neanche, cioè anche dalla fotografia si vede che non c'era, io non so distinguere un albero dall'altro, però mi pare che l'unico... Un albero che impedisse il passaggio, insomma? No. Il terreno era perfettamente allora sgombro. Vogliamo raccontare il perché si addivenne a il terreno era perfettamente sgombro e compatto così come l'avevamo lasciato noi nel 90 era non avevate fatto buche nel 90 perché no. L'imputato ha detto ora che lui si è messo lì a ricoprire no, le buche io del nella... Beh, l'imputato dice molte cose che non sì sì ma io vorrei come lei dire, c'è stato no? il maresciallo Frilici ed io, come ho detto nell'altra deposizione, togliemmo un po' di terriccio superficiale nel 90, lì dove suonava il metal detector, ma era un punto totalmente diverso da quello, direi nel punto opposto, dalla parte della casa da cui effettuammo l'osservazione. Bene. O meglio, allora passiamo a descrivere perché si fece questa perquisizione nuova e in cosa è consistita e cosa è stata trovata. Un racconto lungo, lei ce lo sintetizza. Va bene, la richiesta di perquisizione forse se potessi averla mi aiuterebbe un pochino. Comunque, ricordarlo lei. Le motivazioni furono diverse. Insomma, innanzitutto qua ci trovavamo con un indagato che non ci diceva, cioè mentiva su alcuni punti fondamentali, alcuni punti anche banali. Era un suo diritto farlo, no, ma dico, perché noi ci ponevamo il problema del perché lui mentisse su cose ininfluenti. Sì, anche sui dati più banali. Ci trovavamo ad aver acquisito una certa quantità di materiale e documentale e testimoniale che ce lo rendevano sospetto, insomma, ce l'avevano reso piuttosto sospetto. Insomma, volevamo toglierci il dente, insomma, è lui o non è lui. Questo è sostanzialmente il dato fondamentale, è questo. Ora, una perquisizione, contrariamente a quanto si pensa, ecco, è fatta non soltanto per provare la colpevolezza di una persona, ma è mirata anche a verificarne la estraneità. La perquisizione tende a rilevare dei dati certi, o il più possibile certi, che ci diano una risposta ai tanti quesiti che un investigatore si pone. Ora, Pacciani, per esempio, come personaggio,
è uno che nel corso della nostra conoscenza è uno che è abituato a non sprecare fiato, parla molto, scrive molto, ma non spreca fiato, normalmente non dice mai cose inutili. E la mia sensazione, non solo la mia credo, è che lui miri sempre a mettere la mano avanti per non cadere indietro nel corso di una... Vabbè, questa è una sua, dottore. Andiamo avanti, parlato... e andiamo avanti nella situazione. Sì, io credo di essere privo di doppi voci. Qualcuno me la... No, avvocato. No, io certo. L'è tornata. Grazie. Beh, in ogni caso, naturalmente, a quanto una persona dice, uno dà la rilevanza. Beh, che le allora... parole hanno. E, per esempio, in una precedente conversazione mi aveva messo anche una pulce nell'orecchio dicendo: ma sono venuti a trovarmi Don Cuba con due, uno doveva fare un monte d'anni, tale Ciuccia Mosche, un altro, insomma, gente che... Dice, se mi avessero messo un gingillo nell'orto. E questo era una cosa che continuava a frullarmi nel cervello. Inoltre questo tipo di dubbio. Quindi comunque lei fu uno dei motivi per cui facesse... Fu uno dei tanti motivi. E poi naturalmente c'erano delle frasi colte nel corso dell'attività di intercettazione che ci apparivano. Ecco, queste stesse affermazioni del gingillo le avete sentite nelle intercettazioni ambientali? Certamente, sono riportate. Sono nelle intercettazioni trascritte? Fermi un attimo, scusate. Mi pare che ci sia qualcosa che non può tornare. E vorrei sapere che cosa. Teniamo i telefonini, No, no, ma non con lei. Comunque voglio dire, è tutto minuziosamente esposto nella richiesta di... perquisizione che noi inoltrammo. 194. Signori, era nell'intercettazione ambientale questa affermazione fatta, che ha motivato ha solo motivato la vostra perquisizione. Nel brogliaccio. Premetto che la richiesta non nelle intercettazioni trascritte, non nel brogliaccio, nella trascrizione che sentiamo oggi, signori. Premetto che molto nella... diversa dal brogliaccio. Posso andare avanti? Forse la Corte ha bisogno di... Comunque ritengo che sia importante rivedere la richiesta di perquisizione che io feci. Sì, scusi. Cerchiamo di fare il possibile per impedire. Ci c'è il problema, capito, di vedere. Presidente, mi scusi, ho chiesto all'imputato se e perché hanno fatto la perquisizione. Lui ci spiega perché non è assolutamente influente ai fini della utilizzabilità di queste dichiarazioni. No, però può esserlo quando lui riferisce su certe specifiche. È nell'intercettazione ambientale, signori, questo dato. Loro lo hanno a portata di mano. Tutto questo dato. Ma parlando per l'appunto con un funzionario di polizia giudiziaria. Chiedo scusa, il quale ha sentito questo fatto nell'intercettazione ambientale che è a disposizione della Corte, il fatto che ha riferito ora. Bene? Lo credo bene che l'abbia sentito pubblico ministero. Sì, ma io dico circa lì. Ne era bene a conoscenza. L'utilizzabilità ai fini del motivare la perquisizione. Signor Presidente, io... Per questa parte che riferisce quelle specifiche circostanze, eccetera, se non vi sono questioni sul tutto, ma credo che effettivamente la deposizione del dottor Perugini sia inutilizzabile. Bene. Noi inutilizzabile sul fatto delle dichiarazioni che ha fatto il deputato. Signori avvocati, avete qualcosa da eccepire? Lui la Corte di questo non ne può tenere. So che c'è agli atti tutto quanto. E quindi c'è anche l'intercettazione ambientale. E anche la relativa trascrizione. Quindi se c'è la trascrizione abbiamo intercettato l'imputato, non certo. Vabbè, bene? D'accordo? E avete trascritto altre cose. Lo diceva a terzi, non lo diceva un funzionario di polizia, quindi è pacifico il dato. Dottore,
può lasciare questo argomento? Abbandono questo, in ogni caso c'è una richiesta. Non c'è nessun, nessun problema. C'è vuole, una di vuole addivenire... Posso solo dire quello che stava dicendo, che, a prescindere dalla circostanza, che dal tenore delle dichiarazioni, della compensazione, poteva essere stato indotto noi... in sospetto. E lui è stato indotto in sospetto, ha voluto controllare con la perquisizione. Andiamo avanti. C'erano inoltre, ecco, voglio dire, c'erano altri punti dei quali non parlo, ma ci è precisato puntualmente perché ho fatto... Nel provvedimento di richiesta che è... Nella richiesta che è... E nel provvedimento del PM che è agli atti. Sì. Prego, andiamo avanti in questa perquisizione. Va bene, quindi premetto che la richiesta di perquisizione la stesi... Il giorno stesso in cui l'imputato fu condannato per la detenzione di armi. Ecco, quello era un altro. Questo è un dato storico. Beh, insomma, non in ogni caso il dato fondamentale era che noi cercavamo una pistola, cercavamo, non avevamo trovato. Naturalmente tutte quelle che erano cose che sono uscite fuori nel corso della precedente testimonianza non avevano nessuna. Cioè le consideravamo per quello che potevano valere, non avevano quindi nessuna qualità indiziante, era soltanto materiale. Vogliamo arrivare a questa perquisizione? Alla perquisizione, quindi come fu fatta, cosa ebbe ad oggetto innanzitutto e chi la eseguì, con quali mezzi? C'ha il verbale, lo può usare, penso la Corte l'aiuterà, certamente. L'autorizzerà, è un lunghissimo verbale. Innanzitutto in quali furono i luoghi, chi eravate, come fu organizzata e come fu eseguita, quali furono gli esiti. La perquisizione fu effettuata nei soliti luoghi, le tre abitazioni di Pacciani, nelle pertinenze di queste abitazioni, nell'orto, la estendemmo in alcuni punti esterni alle abitazioni nei quali in passato più o meno recente ci risultava che l'indagato si fosse recato o svolgesse ivi attività e quindi decidemmo un criterio, una modalità operativa che doveva essere particolarmente minuziosa, che comportava l'impiego, per non arrivare alla distruzione delle strutture murarie, probabilmente l'unica che forse ci avrebbe levato dei dubbi, ma insomma dovevamo cercare con i mezzi più adeguati di verificare se in tetti, siccome l'imputato ha anche fatto il muratore fra le altre cose, se in tetti, pavimenti, soffitti fosse stato nascosto qualcosa, oltre che nell'orto naturalmente, e quindi chiedemmo l'ausilio di un tecnico, un ingegnere che gestisce una ditta Editech che si occupa di rilevazioni di dipinti, di affreschi. All'epoca stavo lavorando sulla cupola di Santa Maria del Fiore. Vabbè, vi dette una mano questo ingegnere? Ci diede una mano, allora... ci mise a disposizione, cerco di essere più puntuale possibile, se... Prego. Ma purtroppo il brodo non si può restringere più di tanto. Ci mise a disposizione un'apparecchiatura che si chiama termografo ad azoto liquido, che serve a individuare discontinuità nei muri, nelle connessioni murarie. L'aria che è contenuta in cavità delle mura normalmente conserva il calore più a lungo, per cui è facile rilevare la presenza di discontinuità. Ci servimmo... Sentemi un poco, perché questa è una sorta di perizia, chiedo scusa Presidente, ci deve dire... Sta spiegando, no, il mezzo usato. Sta spiegando che cosa? Ci sta spiegando il mezzo usato. Ah, il mezzo questa usato. Era la domanda. Vabbè, il non mezzo è una perizia. Ha speso... Ho usato questo mezzo, punto e basta. Termografo alzato liquido, invece è bene che ci spieghi. Ci spiega a cosa serviva, che se no... cos'è, come funziona, a cosa serve altrimenti. Non ho usato soltanto quel mezzo, ci servimmo anche dei raggi UV che servono a evidenziare interventi murali diversi, che possono essere applicati anche ai metalli.
e ci servimmo anche di due metal detector che io definisco promiscui, ma che servono in realtà a percepire la presenza di metalli, comunque essi siano, quindi non soltanto composti ferrosi. Quindi intendo, anche non ferrosi. Non ferrosi, intendo piombo, rame, ottone. Questo per quanto riguarda il dato tecnico. Ritenemmo che poi non potessimo, noi eravamo pochi, anche con la collaborazione dei carabinieri con i quali abbiamo condotto questa indagine fin dall'inizio, non che ci fosse un obbligo di collaborazione, ma c'era un'opportunità nel farlo, e eravamo comunque pochi e non disponevamo dell'attrezzatura sufficiente. Allora individuammo nei vigili del fuoco le persone più adatte a fare questi lavori, a gestire la perquisizione materialmente sotto le nostre indicazioni, furono loro che prevalentemente infatti effettuarono la ricerca dietro nostra indicazione. Durante la perquisizione, perquisizione che comportava ovviamente stress, che si prevedeva lunga, non quanto poi durò, ma insomma si prevedeva comunque abbastanza lunga in considerazione del fatto che l'imputato era stato vittima di un attacco cardiaco nel passato, che anche se a quanto risultava a noi non aveva reso invalido, però dovevamo usare questa precauzione, incaricammo un cardiologo, uno specialista in cardiologia, di assisterci durante la perquisizione per ogni evenienza. Andiamo all'oggetto. Questo per quanto riguarda il personale che partecipò materialmente alla perquisizione. Furono i carabinieri del ROS, furono i carabinieri della stazione di San Casciano, esponenti della SAM e della Criminal Pol di Firenze, e i ragazzi del Centro Nazionale della Criminal Pol non parteciparono alla perquisizione perché non avevano questa funzione. Poi ci furono il reparto mobile della Polizia di Stato, che però aveva esclusivamente una funzione di sorveglianza, nel senso che tenevano a bada i curiosi, bloccavano l'accesso. Le persone che hanno operato sono descritte nel verbale con nome e cognome e qualifica. Esatto. Allora vediamo l'oggetto, come inizia e quali sono i luoghi che avete perquisito, magari se ci può fare una sintesi dei luoghi e cos'è che avete sequestrato. Vorrei essere il più preciso possibile. Mi sembra che il verbale è fatto giorno giorno, lei dovrebbe essere così cortese da farcene una sintesi usando il verbale come memoria. L'atto di polizia giudiziaria ha riguardato le abitazioni, i luoghi e il veicolo, all'epoca era la Ford Fiesta, nella disponibilità della persona indagata, qui di seguito specificati. E quindi elenco tutte le abitazioni e indico il veicolo. Le abitazioni sono tre, quindi con le pertinenze e quelle nostre. Esatto. Luogo aperto, posto in località mercatale, recintato, retrostante l'edificio adibito a casa del popolo. Rimaniamo, dottore, alle sole abitazioni. Tralasciamo i luoghi esterni che non hanno portato a sequestri considerevoli. Vediamo solo le tre abitazioni e l'orto. Allora, l'atto di PG... Ebbene, anche questa è una modalità importante. La macchina fotografica è uno strumento indispensabile, utilissimo, però non ci dà l'idea complessiva, normalmente non ci dà l'idea complessiva dei luoghi nella dinamica. Noi avevamo tutto l'interesse a che nessun particolare importante fosse trascurato. Ora, la macchina da ripresa ci dava la possibilità di capire se un oggetto che era lì prima che iniziassimo la perquisizione era stato successivamente spostato, come, perché e da chi. E questo era molto importante a mio avviso. Quindi filmaste? Filmammo accuratamente tutti i luoghi. Fin dal primo momento? E fu la prima attività che noi svolgemmo. Filmammo tutti i luoghi che avremmo dovuto perquisire nel dettaglio. Questo prima di iniziare la perquisizione. Se la Corte riterrà opportuno, sono a disposizione. Filmammo alla fine della perquisizione anche, li firmammo di nuovo alla fine della perquisizione con l'ausilio dell'imputato, il quale ci indicò anche ai fini del ripristino dei luoghi stessi,
con l'assistenza dell'imputato che nella circostanza ebbe modo di dire, e videofilmato anche questo, i punti che erano stati deteriorati. E... Vabbè. Veniamo ai reperimenti. Ah, devo aggiungere anche, ecco, io ho parlato di abitazioni, fu perquisito a fondo anche il corridoio, anche il gabinetto che era nel corridoio che unisce le due abitazioni, i due spazi aperti. Di via Sonnino. Via Sonnino. Furono svuotati anche i pozzi neri, i pozzetti, insomma fu fatto un lavoro piuttosto meticoloso che credo sia, non parliamo dei tetti, dei soppalchi. La tecnica utilizzata fu questa: dopo la filmatura individuammo i luoghi da perquisire, premetto che non ci disperdemmo. Io avevo dato disposizione che ogni luogo fosse perquisito singolarmente e solo quel luogo, in maniera che non ci fossero poi confusioni, ho trovato questo, ho trovato quell'altro. Ogni luogo era presente l'imputato? Ovviamente, era presente l'imputato, saltuariamente anche i suoi avvocati di fiducia. Familiari? I familiari, naturalmente. No, c'era l'avvocato. Vabbè, Renzo non Ventura, importa, il difensore di fiducia, il difensore di fiducia. In ogni caso, l'imputato non solo, ma avevamo uno o più uomini a turno che avevano il compito non soltanto di notare le reazioni dell'imputato alla perquisizione, ma avevano il compito di fare in modo di richiamare l'attenzione dell'imputato sulla perquisizione che si andava svolgendo, in maniera che non si distraesse mai. Che potesse dire la sua, insomma. Ma soprattutto si dovevano dire quando l'imputato si distraeva per fare, qualche volta lo ha fatto, raccattare pezzi, si diceva no, stia attento, guardi gli uomini che stanno perquisendo. Vabbè. Anche di questo lo avete invitato a essere vigile. Esatto. Allora, il primo giorno, dopo le formalità d'uso, abbiamo cominciato alle 9.30 a perquisire le pertinenze. Allora, la perquisizione delle pertinenze si è svolta in questo modo. La tecnica è stata questa. Dopo la filmatura sono state svuotate, parlo progressivamente, tutte insieme, sono state svuotate del loro contenuto. Dopodiché sono state filmate vuote, dopodiché si è proceduto all'applicazione degli strumenti, metal detector termovisore ad azoto liquido e i metal detector promiscui, oltre alla ricerca manuale che veniva effettuata sempre dai vigili del fuoco. Una volta fatto questo si individuavano i punti su cui procedere all'approfondimento, quindi contrassegnati con croci o segni con gesso, e sui quali poi si contava di operare in tempi immediatamente successivi. Naturalmente le cose che venivano portate fuori venivano controllate e osservate, ecco. E perquisite. E quelle di interesse sequestrate, tant'è che c'è un verbale di sequestro. Quelle di interesse sequestrate, naturalmente. Poi avevamo diviso, per i motivi che ho esposto prima, l'orto richiamava particolarmente la nostra attenzione, perché ci sembrava che l'imputato all'orto ponesse una particolare attenzione. E allora avevo deciso di delimitare le zone per quadranti. Quindi i quadranti dell'orto, cioè la terra dell'orto, fu divisa in quadranti e si operò per ogni quadrante secondo questa tecnica. Innanzitutto togliemmo la recinzione della rete metallica che cintava l'orto, questo per evitare che i metal detector impazzissero o fossero influenzati da presenze metalliche diverse da quelle che interessavano noi. Poi si cominciò a fare un primo setacciamento del terreno superficiale. Quando parlo di setacciamento intendo proprio setacciamento, con setacci. La terra veniva messa da una parte. Facemmo così per tutta l'estensione dell'orto. Poi cominciamo ad approfondire le ricerche nel terreno e quindi cominciarono i lavori di scavo veri e propri servendoci di un compressore. Anche da quelle relazioni di quei due ragazzi. Ma in ogni caso, ecco, un'altra cosa che fu fatta è che man mano che si procedeva, l'orto che aveva un vialetto interno che
che correva per tutta la lunghezza, furono tolti anche i travetti di cemento e messi da una parte. Mi ricordo che nella circostanza i vigili del fuoco, che operavano con una leva su uno dei travetti, che poi è quello in uno dei cui tronconi fu trovato il famoso proiettile, e lo spezzarono. Si ricorda che giorno avvenne? Lo avete indicato nel verbale? Cioè, prima del rinvenimento, il giorno prima, la rimozione dei paletti, a leggere il verbale, è il giorno precedente. Esatto. Allora, sono stati trovati il 29, la rimozione dei paletti. No, questo si era spezzato in precedenza. Benissimo. E, no, ricordo bene il particolare, perché l'imputato si infuriò per questo motivo. Per questo danno? Per questo danno. E disse: mi avete rotto un paletto. Attenzione, mi avete rotto un paletto. E quindi procedemmo con questa attività. Noi siamo arrivati alla profondità di circa un metro e mezzo, credo, ma adesso non ricordo esattamente. La profondità decisi io quando smettere, perché non era più il caso, anche perché alla profondità dello scavo della terra andava aggiunto la sensibilità dei metal detector, che percepivano presenze ferrose. Quindi a quel punto si scavò soltanto oltre, nei punti in cui il metal detector percepiva. Fu un'impresa piuttosto improba, anche perché trovammo migliaia di bollette metalliche, quelle che si usano per fare le cassette della frutta, che evidentemente saranno state bruciate nella cucina economica e la cenere nel terreno. Comunque trovammo una quantità inverosimile di queste bollette. Il setacciamento avveniva anche per questo motivo, per depurare di tutti i frammenti metallici non di interesse e la superficie da verificare. Il primo giorno e il secondo giorno non trovammo assolutamente nulla, per quanto ricordo io. Il terzo giorno, che se non vado errato era mercoledì 29, siccome, come ho detto, l'attività di setacciamento, è inutile che legga, tanto mi ricordo a memoria, l'attività di setacciamento dell'orto era agevolata dal terriccio secco. Però il cielo prometteva pioggia, e anzi era già cominciato a piovere, a far qualche goccia. Diedi disposizione di coprire la parte aperta, cioè di coprire l'orto con una tettoia, c'era una tettoia di materiale plastico ondulato, e poi coprimmo tutto il resto, la restante parte dell'orto, con delle plastiche. Questo serviva perché già la perquisizione doveva essere accurata e andava a rilento. Se poi avessimo dovuto non più setacciare ma grattugiare la terra che scavavamo fuori, avremmo impiegato mesi. Quindi avevamo tutto l'interesse a fare in modo che questa fase delle operazioni andasse avanti in fretta. In realtà poi cominciò a piovere, parte della terra comunque, nonostante la copertura, si infiltrò di acqua. E quindi abbandonammo la ricerca la mattina per procedere alla perquisizione del garage di Pacciani. Naturalmente, quando noi ci allontavamo dal posto della ricerca, ci portavamo appresso o l'imputato o un suo difensore o tutti e due. Durante la ricerca nel garage, questo era per accelerare i tempi, durante la ricerca del garage dell'imputato abbiamo fatto più o meno lo stesso discorso: svuotamento dei locali, ricerca manuale con i metal detector, ricerca manuale tradizionale, delimitazione dei punti di interesse, quindi dove i metal detector squillavano. Nel pomeriggio, vado al succo, nel pomeriggio alle 17:45, mi ricordo bene l'ora perché ne presi nota, noi avevamo già ripreso, noi, i vigili del fuoco, avevano già ripreso gli scavi nell'orto. C'era della terra soffice ammucchiata da una parte, e i vigili avevano disposto quei due tronconi del paletto di cemento armato, uno accanto all'altro, per farne un passaggio per evitare di affondare nella terra morbida. Mi ricordo che io mi trovavo nel fondo dell'orto dove si svolgevano in quel momento le ricerche,
e dovevo decidere se far proseguire gli scavi ancora o se procedere ad altro luogo, visto che il terreno era abbastanza umido. Tornai indietro e la tettoia era bassa, eravamo, mi pare che accanto a me ci fosse il maresciallo Frillici, c'era un operatore della polizia scientifica, però non ricordo il nome. Il tempo era leggermente migliorato, c'era luce, anche se era tardi, era al crepuscolo, e quindi io mi abbassai per non sbattere la testa nel contro la tettoia, vidi uno scintillio. Allora chiamai l'operatore della scientifica. Chi c'era con lei ha detto Frillici? Mi pare di ricordare che c'era Frillici e mi pare di ricordare che c'era certamente questo operatore della scientifica che era accanto a me. Operatore con la cinepresa? Con la cinepresa. E quindi, siccome io non ci vedo molto bene, e gli dissi, guarda un attimino, insomma, se... e lui disse, dottore, mi sembra che si possa trattare di qualcosa... Che luce? Di una munizione, insomma, di una cartuccia. Allora bloccai le operazioni e cominciai a dire a disposizione di filmare il tutto. Prima di fare qualsiasi altra cosa, feci ricoprire questi due tronchetti di cemento con un telo di plastica. E no, poi l'operatore si inginocchiò e vide che effettivamente poteva essere una cartuccia. Ricorda chi era questo operatore? No, non me lo ricordo. Però era uno di quelli della telecamera? Era uno di quelli. Quello che aveva la telecamera quel giorno? O ce n'era più d'uno? Ce n'era più d'uno. E quindi uscii dalla casa per fare una telefonata al PM, dottor Vigna, al quale dissi forse abbiamo trovato qualcosa. Mi disse che, dico, potrebbe essere un proiettile, piccolo. Disse, beh, allora tiratelo fuori. Facemmo portare i due paletti di cemento su un tavolino e lì procedemmo all'estrazione. Fui io stesso a procedere all'estrazione con un paio di pinzette che avevo in un coltello multiuso che portavo a fianco in quei giorni. In quella circostanza che ci ricordammo una cosa. Dunque, devo premettere che non avevamo passato il metal detector sui paletti di cemento, perché i paletti di cemento erano armati. Poi ce l'aveva detto anche l'imputato, anzi mi ricordo, e vicino a me in quella circostanza c'era il capitano Scriccia che ci disse, se passate il metal detector su quelli suonano in continuazione perché sono attraversati da quattro fili di ferro che li percorrono in tutta la lunghezza. Io, diciamo che nella circostanza, lui ce lo disse qualche tempo prima, insomma, non ci feci caso, però questa frase ce la ricordammo dopo. E poi mi ricordo che mentre ancora non avevamo toccato i paletti, ma lui che era vicino, lui intendo il Pacciani, che era vicino, si era accorto perfettamente di che qualcosa aveva attratto il nostro interesse, e disse, o che gli è? Dice, una cocciniglia. E saranno velenose. Non riferiamo, questa è una frase innocente. Quindi. Innocente. Però non riferiamo in genere, dottore, la le parole del Pacciani, va bene. Allora non le riferiamo. Sono nel filmato, Presidente, a disposizione della Corte, quindi che questa si vogliano frase... riferire o no, ci sono negli atti della Corte, e quindi se il test ce lo dice fa una cosa in più, ma sono già... In realtà disse anche un'altra cosa, ma non lo posso dire. L'articolo 62. Sì, Presidente, sono lì, non sono utilizzabili, il test lo sa, glielo abbiamo già detto, si vede, impediamogli di parlare. Questa frase non sconvolge nessuno. Non sconvolge nessuno, non comunque, è utilizzabile, non è utilizzabile, però, comunque, non è utilizzabile, lo sappiamo, ricordate. Lo sappiamo tutti, però è un dato di fatto, quindi si vede. La casseremo dal verbale. La toglieremo. Prego. Il PM, il test la ricorda e ce l'ha ridetta. Tutto comunque estrassi e questa operazione la facemmo di fronte all'imputato naturalmente, estrassi
Era già venuta sera, quindi usammo i riflettori per riprendere tutta la... questo grumo di terra che imbozzolava questo, vedemmo che era effettivamente un proiettile e che era un proiettile calibro 22, un proiettile, una cartuccia. In realtà non sapevamo se fosse una cartuccia o se fosse un bossolo, perché era inglobato nel terreno. Io speravo che fosse un bossolo, invece fu una cartuccia. In ogni caso, ripulimmo con molta cautela il fondello di questa cartuccia e vedemmo che c'era la lettera H. Poi la ripulitura più adeguata fu fatta con gli ultrasuoni nel gabinetto regionale di polizia scientifica. Poi è stata fatta una perizia, quindi abbiamo tutte le foto, le vedremo a suo tempo. Questo è quanto. Diciamo, poi perquisimmo nei giorni successivi. Fu filmato, vogliamo vedere il pezzetto. È stato filmato tutto. Questo pezzetto relativo al ritrovamento, Presidente. Vabbè, se lei crede, lo vediamo dopo. No, vediamo. Sono le 1:20, mi sembra duri un quarto d'ora, 20 minuti, non di più. Vabbè. Possiamo vedere l'inizio, perché poi non è che... La parte relativa al racconto per... Va bene. Mettiamolo in linea. Quelli sono i vigili del fuoco che sollevano... Allora guardiamo. Quelli sono i vigili del fuoco che sollevano i due tronconi, erano quelli che stavano lavorando in quel momento nell'orto e che sospesero l'attività per fare questo. Ovviamente a questo punto era già stato notato questo proiettile. Sì, però ci sono le cassette precedenti che riportano tutto il resto. Quando si nota? Quella importante è quando si nota. No? Ci sono un certo numero di cassette filmate e ci sono tutto. 14 giorni di cassette filmate dettagliate. Il GIP problema. Ha ritenuto di mettere solo queste, Presidente. Le altre sono tutte a disposizione. Se ci si avvicina, mi scusi, Presidente, se ci si può avvicinare prima delle pinze. Tornare indietro, vuole sì, dire. Prima delle pinze. Allora torniamo indietro all'inizio. Prima delle pinze. Vogliamo tornare indietro? Torniamo indietro, tanto non Ah, era così, ho capito. No, ecco, no, va bene anche... Torniamo indietro, tanto è mezzo minuto anche... di proiezione. Sì, non... sì. Cioè... No, per vedere il luccichio, Presidente. Va bene. Ma qui il luccichio si vede prima nelle cassette nelle precedenti, Avvocato. Ci sono tutte le fotografie... Comunque le cassette sono a disposizione. In realtà non avremmo dovuto trovarlo, questo. No. Non con i mezzi convenzionali. Nonostante tutti i sofisticati apparecchi. Ecco, se si può vedere più vicino, se si può avvicinare la telecamera. Ho preso, mi sono fatto dare, avvocato, mi sono fatto dare da, mi sono un fatto dare da una allora. Busta, una busta per reperti della polizia scientifica. Cerco di estrarre senza. La terra è molto dura, compatta, e infatti ecco, faccio una certa fatica. Piano piano. Era lungo. Grazie. Era molto lungo. Si può fare un rallentatore, credo. No. Sì, si può fare, non è un problema. No, ma un istante prima. C'è la cassetta, Avvocato. No, ma noi con i nostri mezzi della difesa ci riusciremo. E forse sì. Avete le cassette a disposizione. Grazie, questo volevo fare. Grazie. Il luccichio del proiettile. Si vede lo vedete anche nelle adesso. Foto, come lei sa. No, prima di questo. Adesso sto prendendo dei campioni di terreno perché un altro accertamento che doveva essere fatto era quella dell'omogeneità della terra che rivestiva, che imbozzolava il proiettile con quello della terra della cavità, quella che riempiva la cavità. Adesso procediamo a raccogliere, dopo aver raccolto gli strati immediatamente vicini, insomma, agli strati di terra del proiettile, procediamo alla rimozione della terra che è contenuta in quel foro. Premetto che i fori attraversano da una parte all'altra e sono entrambi, sono tutti pieni di terra compatta, come si vede faccio una certa fatica.
È piccolo il foro. Non c'è difficoltà a misurarlo. All'epoca non lo feci e credo che dopo non sia stato fatto, ma non c'è problemi a misurarlo dopo. 1,80 x 2. Sono in sequestro, no? Sono sì, in sequestro. Piccolo. Posso anticipare anche quali furono le operazioni che facemmo dopo? Dico facemmo perché io feci soltanto questo per far vedere a chi avrebbe dovuto operare come intendevo che si facesse quel tipo di raccolta. Presidente, ci interesserebbero le operazioni poco prima, non quelle dopo. Presidente, sono a loro disposizione, ce ne sono 14 cassette. Scelgano pure, sono tutte elencate. E noi le vogliamo vedere tutte e 14. E qui viene il bello. E qui viene il bello. Ecco. E fu creato il mondo. Prima del vedete? Dico, faccio molta attenzione nell'usare quelle pinzette per un motivo, perché nell'ipotesi che il proiettile recasse delle tracce, percussione, estrazione, insomma, recasse delle tracce, non volevamo aggiungere tracce noi con la nostra attività. Ecco. Ecco il luccichio, avvocato. Eccolo. Lo vede il luccichio? Lo vede? Ma questo era già fuori. Ci sono le foto del prima. Ci sono le foto del prima. Dibattimento, presidente. Quando non è lì dentro bisogna vedere il luccichio. Oh, premetto che l'operatore aveva il compito di filmare i lavori in corso. Premetto che l'operatore aveva il compito di filmare i lavori in corso. Non certo gli altri. Questo non ho capito. Chi fu materialmente, dottore, ci dica piuttosto, a vedere questo... Fu io, a notare questo, l'ho detto prima, io vidi questo scintillio, non capii di che si trattasse, mi parve che potesse essere... Mi scusi, c'era luce artificiale in quel momento? In quel momento sì, ma prima no, prima era il crepuscolo, era uscito fuori un po' di sole, insomma, c'era un po' di luce. Ci ha detto all'operatore della scientifica... Chiesi all'operatore di guardare anche lui... Cioè io non ci vedo, ecco, non particolarmente. È inutile che... Comunque non c'è problemi, ho annotato tutto, è tutto nel verbale di perquisizione, ho raccontato i giorni. Si vede nelle foto, signori, ci sono le foto del dibattimento, già negli atti, da cui si vede l'operazione, è la foto numero 3, ovviamente sono fatte prima di questa operazione qua, cosa si vede? Non lo so perché lei ha le foto in noi. Sono nel dibattimento, le ho prese un attimo, forse sono doppie. Non io ricordo. Le cercavo. Una cosa. Stamattina, Presidente. Beh. Se lei crede, a parte mi sembra il filmato è chiarissimo. Vogliamo farle vedere al dottor Perugini e poi magari ce le riguardiamo anche noi. Mi sembra che dalla foto si veda meglio ancora lo scintillio, anche se queste sono in bianco e nero. Adesso stiamo svuotando i paletti. Che le proiettiamo poi queste foto, grazie, va bene? Grazie. Con la didascalia, leggiamo la didascalia. Qui si vede quanto è dura la terra, se non sbaglio. È tanto dura. Noi chiamammo i tronconi A e B, poi numerammo i fori, mettemmo in relazione alla posizione come giacevano sul terreno quando
Mettemmo S, D per indicare destra e sinistra e R per indicare il retro. Se non capisco male, poi li avete vuotati tutti per vedere se... Ogni buco, la terra contenuta in ogni buco è stata presa per le eventuali perizie merceologiche. A ogni sacchetto di terra è stato attribuito il numero e, e la lettera che contraddistinguevano il foro e il paletto. E è tutto in sequestro. Tutto in sequestro. Ci sono, lo ripeto, se la Corte ritiene o se le altre parti, i filmati dei giorni precedenti e della mattina precedente sono a disposizione di chi li volesse vedere. Questo il GIP ha ritenuto di mettere questo filmato qua, che era agli atti ovviamente. Quello è il foro in cui il proiettile stava, il proiettile, la cartuccia. Proiettile è la parte in piombo, cartuccia è il complesso bossolo, proiettile, polvere da sparo. Io non ho problemi su domande, se il Presidente ritiene di invertire l'onere prima, no, oppure vorrei mostrare le foto. Se siete d'accordo vorrei proiettare, già che ce le abbiamo sotto mano, anche le foto. Sì, grazie, anch'io. Allora finiamo un attimo il filmato, che è brevissimo, consueta. È molto breve il filmato, possiamo finire, Presidente. Beh, vabbè, ma qui poi sono cose, no? Ma volevo domandare all'altezza questo palo quant'era lungo, quant'era alto, quant'era sano? È il doppio, lo vediamo da lì. Certo. Quindi era praticamente trovato a metà questo, l'ha spiegato, di tutto il palo, no? Poi uniamo le parti per vedere a che punto esattamente si trova il foro e filmiamo anche quello. Non so se è in questa cassetta, ma presumo di sì, oppure in una cassetta successiva. Comunque è un'attività che facciamo naturalmente. Credo che la lunghezza, le dimensioni siano state prese, adesso non ho memoria precisa. Sono descritte, comunque i pali sono ancora in sequestro. Sono ancora in sequestro. Possiamo far misurare quando credono. Penso che non serva un collegio di periti per la misurazione del palo. Un paio di metri, sì e no. Si sta setacciando anche quella terra. Operazione che poi ripetemmo per tutti i tronconi di cemento, tutti i paletti di cemento dell'orto, naturalmente quelli che erano pieni di terra. Questi cosa sono? Vigili del fuoco che fanno questa operazione? Sì, sì, vede la... Sì, sì. E diciamo la maggior parte, questo l'ho detto anche per una questione di risparmio del personale, che i vigili del fuoco si davano turni come squadre e noi eravamo sempre gli stessi, quindi erano i vigili del fuoco che materialmente procedevano prevalentemente alla ricerca. Questa cos'è, dottore? Questi sono altri paletti? No, ecco, vedete A e i numeri. Ah, vedete. A1, continuate, dove, questo A1 è il secondo. A1 dove è stato trovato il proiettile, poi A2, A3, A4, A5. Insomma, cercavamo di essere precisi. Magari speravate di trovarne un altro. A quel punto speravamo, non speravamo. Io, se devo dire la verità, l'ultima cosa che avrei voluto trovare era un proiettile. Lei cercava la pistola, lo sappiamo, dottor. No, ma sto dicendo, questo è... una pistola. Sto facendo una mia osservazione. Certo, allora non lasciamo... L'ultima cosa che io avrei voluto trovare era un proiettile, una cartuccia. Un bossolo sì, ma una cartuccia no. All'epoca, ecco, in quel momento noi non eravamo ancora in grado di capire se era... Utile all'indagine o meno. No, certamente capivo che avrebbe potuto sollevare una nuvola di sospetti su chi ce l'aveva messo e chi non ce l'aveva messo. E
Non sapevamo se era individuabile, se era segnato, quindi non nascondo che quando dopo scoprimmo che era un proiettile segnato, un proiettile che era passato attraverso una pistola... Non lo scoprì lei, ovviamente? No, lo scoprì la polizia scientifica, ma io per molti giorni sono rimasto in angoscia per questo motivo. Dopo quanti giorni... Questo anche per prevenire eventuali osservazioni... Dopo quanti giorni ha saputo lei che poteva essere utile? Oh, parecchi giorni dopo. Quindi voi avete continuato... Parecchi giorni dopo, qualche giorno dopo. Quindi voi avete continuato la perquisizione regolarmente? Noi abbiamo continuato la perquisizione regolarmente, anzi, a maggior ragione, se prima eravamo meticolosi e dopo fummo... Quindi voi continuaste regolarmente perché ancora la scientifica... non vi aveva dato... Continuammo regolarmente e maniacalmente perché, capito, qualcosa avevamo trovato. Comunque, quindi non è che vi fermaste, anzi avete durato una decina di giorni dopo. Dal 29 siete arrivati all'8. Esatto. Ma voglio aggiungere una cosa. Quello fu trovato il terzo giorno della perquisizione, Terzo giorno. Scusi, stavo facendo domande se lei rispondendo. Voglio fare un'osservazione. E questo lo dico anche a scanso di osservazioni, illazioni. No, lei faccia, dica solo fatti. Allora, fatti. Voglio dire che ognuno di noi, della SAM e del ROS, insomma noi che conosciamo e conoscevamo l'indagine meglio di chiunque altro, sapevamo perfettamente quelli che erano i segni inconfondibili che la pistola lasciava sul polso. Bossoli sparati. Esatto. Conoscevamo, no, e anche sul piombo dei proiettili. Quindi, questo voglio precisarlo e voglio sottolinearlo, e lo sapevamo da molto tempo. Il problema è trovare il bosso che fosse stato sparato. Da quella pistola lì. Io... Il filmato possiamo interrompere? Sì, Presidente, tanto... possiamo sicuramente mettere... Vogliamo proiettare quelle fotografie? Grazie. Pure due o tre. Poi ci sono tutte quelle a colori allegate agli elaborati. Comunque queste sono quelle sono a colori. E le vedremo al tempo giusto. Queste sono quelle fatte al momento. Questo qui era già stato... Ecco, vogliamo leggere la didascalia? Un attimo. È caduta. Insieme alla metà destra del giardino, la freccia indica la sede dei due pilastrini forati in cemento. Vabbè, facciamo vedere l'immagine. Giriamo la foto successiva. I pilastrini sono là in fondo. Questo è come lo trovaste voi? Particolare dell'orifizio. Questo è stato fotografato prima della rimozione. Scritto in rosso è la cartuccia. Vogliamo allargare un momento il campo di presa? Questo è quello che vide lei praticamente. Sì, esatto. Su quei due tronconi ci avevamo camminato sopra tutto il giorno e rammento in particolare che ci stava in piedi pure il capitano Scriccia su quei mentre parlavamo. Questo è uno, ce n'è un'altra mi pare. Tanto che poi commentammo insieme il fatto. E quello è il... Quindi non è improbabile che la terra che ricopriva o che aveva ricoperto sia stata rimossa dal nostro calpestata pasticciare. Nella giornata. Questo intendo. Se volete vedere una foto a colori del sì, grazie bozzolo. Presidente, forse allora, rende meglio l'idea il tipo di interramento. All'elaborato della polizia scientifica. Facciamo vedere, sì, tanto sono uguali. Facciamo vedere due o tre di quelli sì, a colori. Sono uguali. Sono a colori, quindi sono più realistiche. Qua si vede pure che sta. Sì, questo scintillo un momento. È dalla parte opposta, lo scintillio è dalla parte del gobba. Era pulito. Molto pulita non è effettivamente. Sì, no, intorno. Se non avesse scintillato non l'avrebbe visto nessuno, avvocato.
Si vede il fondello che scintilla, se non io sbaglio. Non c'ero. Per questo io lo dico io. In quella parte il metallo è a nudo. Poi eventualmente si vedrà. Sì. Quando parleremo coi periti del... Va bene, queste non interessano. Bene, sono... grazie. Interessano no, in no, un no, secondo no, momento. In un secondo direi. Momento, certo. Bene. Devo andare avanti con l'esposizione della metodologia operativa? Grazie, io finirei almeno di parlare della perquisizione questa, perché poi ce ne sono due successive, a meno che lei, Presidente, non ritenga di interrompere ora data l'ora. Beh, andiamo avanti ancora un po'. Ah, se vuol fare... Qualche domanda ai colleghi e noi. Io volevo finire il discorso... Prego, allora se vogliono fare domande ora sul punto io non ho problemi. Va bene, direi così... settorializziamo benissimo, proprio la materia. Prego, io allora non ho signori domanda. Avvocati di parte civile. Io non ho domande.